Bene, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare dell'ufficialità di mercato e oggi diversi colpi di cui andare a parlare in un periodo in cui ci sono tantissime ufficialità, proprio perché il mercato è in continuo movimento e quindi iniziamo subito, senza perderci troppo in chiacchiere, parlando di Serie C, come un po' capita nell'ultimo periodo. Andiamo senza una logica ben precisa e partiamo quindi dalla Serie C, perché è ufficiale un colpo importante per il reparto portieri in casa Latina. E arriva infatti in maniera ufficiale Tonti, portiere classe 92, che firma un contratto annuale con il Latina, quindi fino al 2022, cioè 6 mesi temporalmente. Io dico annuale perché considero l'inizio di questa stagione, quindi firma un contratto semestrale, ma dico annuale comunque per essere più generale. Calciatore che arriva a Latina con prospettive importanti, un giocatore di esperienza che ha giocato l'ultimo periodo a Mantova, ha giocato anche al Como, all'Avellino, ha diverse esperienze importanti nel campionato di Serie C, tante i suoi gettoni raccolti nel professionismo, portiere che comunque garantisce una certa sicurezza. Quindi colpo sicuramente importante per un Latina che vuole blindare con Tonti il reparto portiere. Chissà che non riuscirà proprio in questo intento. Bisogna vedere anche se lui riuscirà a calarsi bene nell'ambiente, in una Latina che comunque lotta per la salvezza nel girone C. Colpo importante in realtà in casa Vicenza. Vicenza che si sta muovendo tanto perché ha ufficializzato Teodorcic per il reparto offensivo, ma non è l'unico colpo di mercato perché arriva un esterno d'attacco. E stiamo parlando di Bolì, esterno classe 98 che arriva in prestito secco dal Lyon, squadra che milita nel campionato di Ligue 1, che sta facendo un buon campionato, così come anche quello dell'anno scorso in Ligue 1. Esterno comunque importante, giocatore che ha delle buone qualità, buona velocità. L'unico neo proprio che è in prestito, quindi poi tornerà alla base e vediamo. Però è certamente un colpo importante, una scommessa comunque di Balzaretti, che dal suo avvento al Vicenza sta facendo operazioni importanti, operazioni di spicco per un Vicenza che, nonostante praticamente ultimo posto in classifica, ha ancora voglia di salvarsi, ci crede ancora ed è giusto che sia così. Brocchi, il mister, ancora ci crede in tutto e per tutto, e quindi diversi colpi che confermano le volontà della società di volersi salvare. Bolì è certamente un calciatore che può dare una grande mano, anche qui bisognerà un po' vedere come si affaccerà al campionato di Serie B, che è un campionato comunque tosto. Sempre rimanendo in Ligan, rinnovo nel Lione, perché ufficiale Barcola rinnova con il Lione, alla classe 2002, che firma un contratto fino al 2026, quindi per ben 5 anni, firma per ben 5 anni, giocatore che in questa prima parte di stagione ha raccolto un'esperienza in Europa League, una sola presenza in Europa League, in campionato invece nessuna, un giocatore molto molto giovane, under, che ha giocato principalmente nelle giovanili, ma che è stabilmente presente nella prima squadra, nonostante però abbia raccolto finora pochi gettoni. Calciatore su cui il Lione vuole puntare, tanto che infatti lo blinda fino al 2026. Colpo molto intrigante in casa Granada. Ci spostiamo a questo punto in Spagna, perché è ufficiale l'arrivo di Collado, penso si pronunci così, alla classe 99, che arriva in prestito secco dal Barcellona. Operazione molto molto intrigante per un Granada che si ritrova in questo momento di campionato a metà classifica, lotta comunque per evitare la retrocessione, nonostante non sia un compito certamente semplice. Granada che si assicura le prestazioni di un giocatore di prospettiva, che è ancora giovane e che potrà certamente far bene. Anche qui l'unica pecca è un pro il prestito secco, perché è come se tu lo prendi per valorizzare il calciatore e basta, senza che poi possa essere eventualmente riacquistato. Normale che non è che se, cioè non è che se non c'è il diritto di riscatto è poi inarrivabile e non verrà mai acquistato. Si può comunque sedere a un tavolo a fine anno e discutere del nostro possibile ritorno al Granada, però in questo senso ci rimarrà per questi soli 6 mesi, un'operazione importante che può dare un grande contributo nell'ultima parte di campionato, che per il Granada sarà ovviamente fondamentale. Detto questo, colpo molto intrigante in realtà anche in casa internazionale, perché l'internazionale in quest'ultimo periodo sta davvero ufficializzando diversi colpi molto molto intriganti. E partiamo quindi subito quest'oggi, perché poi ne parleremo anche nei prossimi giorni, di un altro arrivo importante. Arriva all'internazionale de Porto Alegre Wesley, attaccante classe 96, ex Club Bruges, e
e arriva proprio dal Bruges in prestito secco. Qui si parla di un prestito annuale, giocatore che non ha ancora iniziato la stagione perché, come vi dico sempre, in Sud America inizia una stagione da dicembre a dicembre, anzi in realtà da gennaio a dicembre, quindi tra poco inizierà la nuova stagione e lo farà in un campionato comunque di spicco, ma che non è paragonabile a quello belga. Per qualità, perché il campionato belga comunque ha diversi giovani interessanti presenti al suo interno, diverse squadre che poi anche in Europa fanno discretamente bene. Il campionato brasiliano è un campionato comunque molto intrigante. Sicuramente Wesley, essendo anche lui comunque brasiliano, può trovarsi bene, un attaccante che in realtà al Bruges negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene, tantissimi gol siglati, torna in patria per poter confermarsi ad alti livelli. Chissà che non possa fare molto bene per poi tornare in auge in Europa nei prossimi anni. Detto questo, rimanendo nel contesto internazionale, colpo siglato da parte dell'Al Ain, squadra che milita nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. Arriva infatti ufficialmente Arboleda. Stiamo parlando di un difensore classe 95 che firma un contratto biennale con la formazione Emirata. Giocatore che era seguito anche dal Cagliari di Mazzarri, ma che alla fine è approdato in Qatar. Ha firmato contratto biennale, come dicevo, cifre non annunciate, ma un'operazione importante anche per lui, visto che va in Qatar certamente a prendere cifre superiori rispetto a quelle che avrebbe potuto prendere ad un Cagliari qualunque. Questo sicuramente è. Giocatore che ha lasciato lo Sheriff Tiraspol, visto che era sotto contratto con lo Sheriff. Comunque a poco tempo fa ha rescisso il contratto ed ora da svincolato si è accasato alla Line. Questo è il motivo per cui le cifre non sono state annunciate, perché è arrivato a titolo gratuito da svincolato. Operazione importante di un difensore comunque che ha fatto vedere buone cose allo Sheriff e che adesso va a fare questa esperienza un po' esotica in Qatar. Colpo molto intrigante, siglato però anche dall'Aston Villa, ragazzi, perché l'Aston Villa ufficializza l'arrivo di Coutinho, che torna così in Premier League dopo il suo passato al Liverpool. Stiamo parlando di un trequartista classe 92 che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 33 milioni di euro a favore ovviamente dell'Aston Villa. Un'operazione importante per il Barcellona, perché aveva bisogno di una cessione di questo tipo per poter liberare spazio per ufficializzare e tesserare ufficialmente Ferran Torres, perché ancora il tetto salariale è troppo elevato, deve rientrare nei parametri della Liga per poter poi tesserare Ferran Torres. Quindi un'operazione in uscita importante per il Barcellona, ma al tempo stesso anche qualitativamente parlando per Aston Villa è un colpo importante, perché Coutinho è un giocatore che non si discute delle qualità veramente sopraffine, è certamente discontinuo, su questo possiamo discutere anche per secoli, però è un giocatore che ha delle qualità impressionanti e che magari l'area di Premier gli fa bene, quindi magari torna in Premier League e fa vedere ottime cose. Un Aston Villa che tra l'altro ha bisogno di un giocatore imprevedibile, un fantasista alla Grealish che è andato alla City in estate. Ecco, con l'approdo di Coutinho potrebbe arrivare quel trequartista un po' imprevedibile, quel fantasista che serviva all'Aston Villa. Quindi attenzione a questo colpo, perché l'Aston Villa si assicura le prestazioni di un ottimo giocatore e può anche in ottica futura riscattarlo a cifre abbastanza importanti, perché si parla di quasi 35 milioni di euro, che sono tanti, però diciamo che sono anche giusti per un calciatore che si è deprezzato tantissimo, cioè si è devalorizzato tantissimo nel corso del tempo, perché il Barça l'aveva preso, mi sembra, per 120 milioni, ma per cifre altissime. Adesso ne vale meno di 30, però comunque rimane un giocatore che tecnicamente parlando non si discute. Rimanendo però in Premier, colpo del Newcastle, perché il primo colpo del fondo PIF, dell'era fondo PIF, è Kieran Trippier, terzino classe 1990 che firma un triennale con il Newcastle di Ou e arriva per circa 15 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Quindi, così come Coutinho ritorna in Premier League dopo che in Premier giocò al Tottenham, dal Tottenham andò all'Atletico qualche anno fa, in cui non riuscì ad entusiasmare in maniera particolare, ritorna quindi in Premier dove fece molto bene, un giocatore di grande esperienza che accetta il progetto Newcastle, che è un progetto comunque importante considerando chi c'è dietro al Newcastle e quanti soldi ha a disposizione il fondo PIF, e quindi alla fine un'operazione che poi ha coinvolto un po' tutti, perché l'Atletico si assicura anche 15 milioni, che non sono neanche così da buttare per un giocatore come Trippier, che
nonostante sia certamente un buon terzino, però ormai ha anche lui la sua età e è giusto secondo me la cifra, nel senso che 15 milioni per Trippier sono giusti. E alla fine Newcastle si assicura le prestazioni di un attaccante, sì, scusatemi, di un esterno, di un terzino, di un laterale difensivo, certamente importante che, ripeto, magari centrale di Premier torna a fare vedere ottime cose. Spostandoci in Italia, due notizie di cui andare a parlare perché è ufficiale, Hasanbegovic viene ceduto da parte del Venezia e torna, anzi si sposta comunque in Svezia, mi sembra, perché allora aspetta un attimo. Hasanbegovic viene ceduto al Kallithea FC, attaccante classe 2001, che quindi si accasa al Kallithea in prestito secco dal Venezia, giocatore che non ha mai comunque trovato spazio nella prima squadra, qualche presenza quella nel settore nella primavera, comunque importante nel settore giovanile del Venezia, ma che visto che ha chiesto evidentemente a lui di giocare con più continuità, viene ceduto all'estero, nello specifico al Kallithea FC, squadra che comunque adesso vi va a dire anche il campionato gioca, però se non mi ricordo male dovrebbe essere sicuramente scandinava, ma non mi ricordo di che nazionalità sia. Lui comunque è un calciatore di origini svedesi e no, in realtà va in Grecia, ragazzi. È vero, va in Serie B greca. Va in Serie B greca, scusatemi, mi sono completamente confuso. L'attaccante classe 2001, Hasanbegovic, va in Serie B greca con il Kallithea FC, che dato sta facendo un ottimo campionato nella Serie B greca, sta facendo bene, e rafforza ulteriormente il reparto offensivo con un attaccante comunque under, che dopo aver giocato nella prima parte di stagione al Gorica, in Croazia, torna a Venezia per essere giocato in prestito, stavolta in Serie B greca. Altra operazione importante questa in casa Montevarchi, perché torna dal prestito all'Atleti Carpi il buon Mignani. Stiamo parlando, per quanto riguarda Mignani, di un attaccante classe 2002 che torna così in prestito dall'Atleti Carpi, giocatore che in questa prima parte di stagione ha giocato in Emilia-Romagna, non trovando in realtà spazio, facendo anche lui malino, attaccante classe 2002, quindi under, che non ha particolarmente convinto, torna quindi alla base, torna quindi al Montevarchi per essere girato in prestito sempre in Serie D e lo ha prelevato il Lornano Badesse, squadra sempre del campionato di Serie D, che lo preleva quindi dal Montevarchi. Operazione importante per un Montevarchi che alla fine lo cede giustamente perché deve cercare di giocare con più continuità e trovare così più spazio. Detto questo, per continuare, altre notizie, e questa è un colpo da parte del Potenza in realtà, perché è arrivata l'ufficialità di Zampano, esterno classe 93 che firma in nero ufficiale con il Potenza, giocatore che ha militato in queste prime parti stagione della Fede di Sandria, e quindi lo giudice, il DS della Fede di Sandria, lavora sia in entrata che in uscita, perché la Fede di Sandria ha preso Urso, sta comunque lavorando per acquistare diversi giocatori, ma sta anche cedendo diversi giocatori. Uno di questi è proprio Zampano, giocatore di categoria, tra l'altro, se non mi ricordo male, anche ex Monopoli, calciatore di livello per quello che è il panorama della Serie C, e va quindi a un Potenza che lotta per non retrocedere in questo momento nei bassi fondi della classifica e che sicuramente alza il livello con uno Zampano in più, che può fare l'esterno di centrocampo, ma ha più caratteristiche offensive, quindi l'esterno alto, è un giocatore che conosce la categoria, di esperienza, colpo sicuramente importante da parte del Potenza, ma non da sottovalutare anche il colpo in casa Monopoli, perché è ufficiale l'arrivo di Riggio, difensore classe 96 che arriva anch'esso dalla Fede di Sandria, quindi altra operazione in uscita chiusa da parte della Fede di Sandria, che cede quindi Riggio al Monopoli. Giocatore che ha giocato già a Monopoli la scorsa stagione, ex Catanzaro, visto che è stato preso l'anno scorso, poi è girato in prestito al Monopoli, ha trovato poco spazio in Puglia, sponda Monopoli, è tornato a Catanzaro quest'anno, l'abbiamo girato alla Fede di Sandia, stavolta a titolo definitivo, e adesso la Fede di Sandia lo cede ancora una volta a titolo definitivo al Monopoli, che quindi dopo un anno praticamente lo riprende e dà quindi a Mister Colombo una scelta in più per il reparto difensivo, un giocatore che a me non è mai piaciuto particolarmente, ma comunque per il panorama della Serie C è un profilo intrigante,
un giocatore di buone qualità che può fare bene. È ancora relativamente giovane, poiché classe 96, e in un Monopoli che sta girando veramente a mille, chissà che anche Nigel non possa giovarne e possa comunque far bene. A questo punto però chiudiamo con l'ultima notizia di mercato, una rescissione in casa Picerno. Stasi infatti lascia ufficialmente il Picerno. Questa è una rescissione di prestito, perché Stasi torna al Bari, ha la classe 2002 che è arrivato in estate dal Bari in prestito, ma visto che ha trovato pochissimo spazio nel Picerno di Colucci, viene ufficialmente comunque... Aspetta un attimo che mi è venuto un dubbio sull'allenatore del Picerno. Voglio un attimo vedere, scusate un secondo se mi fermo, ma voglio vedere chi è il mister Colucci. Mi ricordo bene, scusate perché ho avuto un lapsus. Non so perché mi ricordavo Colucci alla Lucchese. In realtà avevo ragione, Colucci è il mister del Picerno. Come vi dicevo però, Stasi ha trovato poco spazio in questa prima parte di campionato, e pur essendo un giocatore under di intriganti prospettive, torna al Bari, che adesso dovrà rigirarle in prestito. Vediamo un po' dove si accaserà. A questo punto credo che si sposterà in Serie D, a meno che una squadra di Serie C non sia disposta a puntarci. Però vediamo un po', questo bisognerà attendere. Ultimissima notizia, chiudiamo con un'ufficialità siglata, anzi ufficializzata dalla Prosesto. Prosesto che cede ufficialmente un calciatore in Serie D, e stiamo parlando di Motta, alla classe 2001, che si accasa al Villa Valle, squadra che milita nel campionato di Serie D, e quindi va ufficialmente lì, non in prestito, non so se l'ho detto prestito prima, non mi ricordo, ma a titolo definitivo lascia il La Prosesto e non ha più nessun tipo di legame lavorativo con la stessa formazione di Lombarda, diciamo così, e si accasa a Villa Valle. Adesso, come vi dicevo, Motta è ufficialmente del Villa Valle, quindi è del Villa Valle, fino alla fine della stagione sarà... giocherà al Villa Valle e è del Villa Valle. Quante volte ha detto Villa Valle? Un'altra volta, Villa Valle. Detto questo, comunque, il giocatore che ha la Prosesto non ha particolarmente convinto, e per cui arriva questa cessione in Serie D di un calciatore comunque intrigante, che magari in Serie D potrà ritrovarsi, ma fino a questo momento non ha fatto vedere cose così straordinarie. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!